atteggiamento un po' quello dello sportivo che tutti i giorni si allena per la gara. Ecco, la mia gara forse non avviene mai, o comunque non sono consapevole che la, appunto, ecco, gara, che la performance stia per avvenire o sta avvenendo. Quindi io mi alleno sempre e nell'allenamento succedono delle performance che appunto vanno anche oltre le mie aspettative. Logicamente non me ne accorgo subito. Ecco, questo è quello che vorrei fare nel corso alla scuola Comics, cioè vorrei mettere i partecipanti nelle condizioni di non preoccuparsi della buona riuscita del disegno, dell'immagine, del segno, ma anche dello sviluppo dell'idea, ma di sciogliere un'energia che forse partirà un po' in sordina, che arriverà ad un certo punto ad essere ben macinata e eventualmente poi, se qualcuno sarà più disponibile di altri, porterà a degli esiti che non sono tanto qualcosa di finito, ma possono essere degli inizi da portare avanti. Ecco, io vorrei arrivare a fare degli inizi, non a fare qualcosa di finito. E quindi a differenza di altri incontri, altri workshop dove magari le persone vanno e si aspettano di portarsi a casa qualcosa di finito, io spero di far portare a casa qualcosa da iniziare.